17, 18, 19 novembre, l'edizione 2012 del premio Exodus. Spezia è famosa nel mondo, Spezia ha meritato una medaglia d'oro al valor civile per il soccorso che la popolazione spezzina, nonostante fosse piegata e fortemente provata dalla guerra, per il soccorso e l'aiuto che prestò nei confronti degli scampati dei campi di concentramento che arrivavano qui al Molo Pagliari per partire verso la terra dei padri. È una pagina bellissima della storia della città che noi oggi facciamo rivivere con questo premio che destiniamo a personalità che hanno contribuito con la ricerca storica, con azioni e con un impegno nel campo dell'incontro interculturale, della pace e della solidarietà, a tenere vivi quei valori. Il primo giorno daremo un premio ad una personalità locale, Amelio Guerrieri, il partigiano, un grande partigiano che ha continuato ad essere partigiano anche dopo, nel dopoguerra, proprio svolgendo, come in questo caso, una parte importante nel soccorso e nell'aiuto alimentare, tra l'altro portava viveri alimentari appunto alle popolazioni che si concentravano là nella zona di Fossa Masta del Pagliari. E poi dopo ancora incontri, dibattiti, approfondimenti storici con la chiusura con una lezione magistrale di Paolo Mieli al quale consegneremo il premio Exodus 2012. Un premio Exodus quest'anno dedicato a memoria e dignità, due parole che si intrecciano tra di loro, non c'è memoria senza dignità e non c'è dignità senza le radici, senza la ricostruzione, senza il mantenimento e la custodia della memoria. Dal 17 al 19 novembre torna alla Spezia il premio Exodus con Paolo Mieli, Monio Vadia, Massimo De Francovic, Carlo Gallucci, Simonetta Fiori, Antonella Rampino, Michele Battini, Claudio Vercelli, Marco Cavallarin e tanti altri. Tre giorni dedicati a memoria e dignità. Ritengo che sia un valore, quello della dignità, assolutamente trascurato, per non dire calpestato nel nostro mondo, diciamo nuovamente. C'è stata una stagione, perlomeno nell'Occidente avanzato, in cui si riteneva che questo concetto, questa idea, questo valore fossero portanti del progetto di una società di giustizia e di democrazia. Oggi, a mio parere, non è più così. Per informazioni sul programma www.premioexodus.it